Siamo qua nella piazza della stazione di Leopoli e abbiamo incontrato una persona qua volontaria che sta dando una mano in questi giorni complicati. Ti presenti? Sì, sono Natalia da Kiev, abito a Kiev, venuta qua, qui più tranquillo, insomma, come sentite adesso non è tanto, però più tranquillo che mia città adesso. Mio marito è rimasto lì, qui sono, aiuto la gente. Com'è la situazione qui a Leopoli e qui alla stazione? Vengono tanti gente dall'altri paesi, dall'altra città che rimasto, queste gente, ci sono gente che proprio hanno rimasto senza casa, senza niente, con bambini piccoli e loro molto stressati perché hanno visto cose che proprio gravissime. Cerchiamo di aiutare, qualcuno non lo sa dove vivere, come resistere. Possiamo aiutare rimanere per qualche tempo qua. Tanti vogliono andare via perché qui anche non è tranquillo. Vanno in altri paesi, c'è bus che porta dogana con Polonia. Volontieri a Polonia che possono dare informazioni dove è possibile andare in altri paesi. Di cosa c'è più bisogno qui? Come possiamo aiutare come persone impegnate per la pace da tutta Europa? In medicina sempre abbiamo bisogno, per piccoli bambini, pampers, tutto quanto che hanno bisogno ogni giorno vanno a chiedere, e poi se c'è qualcuno che può, che gente vengono a casa sua per qualche tempo, se possono aiutare. Ospitare? Sì, ospitare. Ospitare. Com'è la situazione a Kiev? A Kiev non è tranquillo perché mi sembra che adesso questo numero uno che Putin vuole cambiare il governo, cambiare Kiev, adesso più pericolosa mi sembra che qui. E arrivano persone di tutti i tipi, donne, bambini, anziani? Sì. Perché adesso devono rimanere in Ucraina uomini 18 anni fino a 60 e tutti gli altri gente sì, vengono tutti vecchi e questi che più giovani per loro più facile fare l'altra vita, cominciare di nuovo, questi che più vecchi non hanno per esempio bambini che possano aiutare, questi rimasti proprio. Mi dispiace di più per queste gente che è rimaste 60 anni senza niente. D'accordo, molta forza per Leopoli, per l'Ucraina e in generale per tutte le persone che scappano. La Mediterranea e le persone in Europa ci sono, la solidarietà è tanta. Grazie Italia, slava Ucraini, slava Heroini. Slava Ucraini.